siamo ad Orga ai piedi della regina delle prealpi aerobiche, la Presolana, e siamo al ristorante Risol con un volto noto ai telespettatori del Vincenzo Mollica del TG1, noto per aver raccontato per tanti anni il Festival di Sanremo, per aver intervistato tanti artisti e averci avvicinato quindi a queste realtà, a questi personaggi che sicuramente hanno dato tanto a lui, ma anche a chi li ha ascoltati grazie alle sue interviste. Ma come ci può spiegare come è nato il suo innamoramento per la nostra valle, per Castione Bratto d'Orga? Il mio innamoramento per Castione Bratto d'Orga nasce da più di 40 anni fa, perché ho incontrato mia moglie Rosa Maria, che è di Treviglio, e i genitori Aldo e Nucci di mia moglie Rosa Maria avevano una casa qui, prima sul lago di Iseo, poi l'hanno presa qui a Bratto, anzi a Orga, poi adesso siamo a Bratto, perché è una zona secondo me straordinaria da un punto di vista paesaggistico, e da un punto di vista naturalistico e da un punto di vista umano, perché mi piacciono molto i bergamaschi, lo dico con molta, mi piace la loro modo, la loro tenacia, la loro forza, il loro impegno sul lavoro, mi piace la loro mentalità, che è una mentalità di grande rigore, e la loro simpatia, perché al contrario di quello che pensano, come dire, io trovo i bergamaschi molto umoristi e molto simpatici. C'è un grande sacerdote, Don Tarcisio, che è stato un mio grande amico e mi dispiace che se ne sia andato troppo presto, che era un uomo di una rarissima cultura, un uomo di una cultura straordinaria e un uomo di un umorismo finissimo. La mattina passava di qua da Bratto, faceva un giro da Bratto d'Orga, girava, faceva, e ognuno che incontrava era come un dialogo permanente, un dialogo continuo, però fatto di arguzie, di umorismo, di intelligenza, perfino di poesia, oltre che di spiritualità, che era la cosa che poi era più importante per lui. Quindi il mio innamoramento in questa zona è un innamoramento di carattere familiare lungo e decennale, di cui sono felice proprio di portarlo avanti e di continuare a venire a Bratto, d'Orga, Castione. Li dico tutti e tre, così siamo, non offendiamo nessuno. Un innamoramento anche molto umano, ecco, ha citato Don Tarcisio Ferrari, che era qua di d'Orga. Qui siamo al ristorante Risol di d'Orga. Qui la signora Margherita, Leo, Raffaella, anche qui amicizia quarantennale, insomma, voglio dire, la signora Margherita è una colonna, diciamo, per la nostra famiglia, un punto di riferimento preciso, è sempre stato così e lo sarà per sempre. Ma si è innamorato della Presolana o magari dello Scanapà, dove era solito prendere questa mitica seggiovia? La prima grande attrazione per me è stata la funivia dello Scanapà, perché era un luogo che io consideravo non una giostra, ma qualcosa di meglio di un Luna Park, una cosa straordinaria, perché facevo due o tre giri insieme, perché mi piaceva questa risalita lenta e poi questa discesa panoramica meravigliosa. E mi dispiace che sia stata chiusa, ma speriamo che la riaprano presto. Poi mi piace molto il Pora è un altro, il Passo, insomma queste montagne bellissime, il verde, i colori che ci sono qui, i colori che ci sono d'estate, d'autunno, d'inverno, sono colori che cambiano, ci sono dei verdi, dei gialli particolari, sembra certe volte di stare con i colori, avere i colori del Canada, dove io sono vissuto da bambino. C'è l'Indian Yellow, il giallo indiano per esempio, che è un giallo particolare autunnale che si trova solo da queste parti, bellissimo. E poi la felicità, proprio la festa di stare in un luogo dove il fresco non ti abbandona mai, insomma hai sempre voglia di uscire e rubare un po' di fresco, soprattutto in questo periodo in cui a Roma non si respirava dal caldo, qui invece grazie a Dio i polmoni possono respirare veramente con grande. E poi qui c'è la chiesa del mio cuore, che è la chiesetta dell'Antana. Avete festeggiato anche i 40 anni con Don Tarcisio. Sì, abbiamo chiesto a Don Tarcisio di risposarci, perché volevamo rinnovare il nostro impegno di matrimonio, l'amore con mia moglie e per mia figlia Caterina. Quindi è stata una piccola cerimonia che abbiamo festeggiato proprio qui a Risol, tra l'altro. Eravamo pochi amici, c'erano Antonio Ferro, Massimo Tommasoni, persone che insomma... Michele Piacentino, persone con cui conviviamo da una vita, insomma, da una vita intera. Quindi per me è tutta casa, tutta famiglia, insomma, voglio dire, l'Hotel Milano, per esempio, è un altro luogo dove io andavo, siamo andato per tantissimi anni. Fabio, Roberto, sono persone
da cui mi piace sentire i racconti proprio di questo paese, di Bratto, di Dorga, di Castione, che sono dei racconti straordinari, sono dei racconti bellissimi in questi luoghi, meravigliosi, quindi c'è un'umanità straripante, bella e gioiosa, festosa. È stata praticamente sua moglie Rosmaria a contagiarla, a trasmetterle l'amore anche qui per Castione Bratto d'Orga. Lei è stato il fulcro di tutta la mia vita, per cui continua ad esserlo ancora oggi in Basseriana. Credo che anche ha una certa commozione, in effetti è comprensibile. Ma Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, autore, disegnatore. Impressionista, impressionabile, tutto qui. Cioè, tutte queste, a quale di queste definizioni si riconosce in particolare? Cioè, come cronista. Guarda, dice. Io da ragazzo amavo il cinema, la musica, il fumetto e la letteratura. Ho avuto la fortuna da ragazzo di amare queste arti, queste espressioni artistiche, e di potermene occupare da grande come cronista, come narratore di queste arti. Queste espressioni artistiche per me sono fondamentali. Quindi il cinema, la musica, il fumetto, la letteratura, la fotografia, insomma tutte queste cose mi hanno determinato la mia visione. E penso che adesso che non ci vedo più, la memoria mi restituisce tutte le immagini che ho visto nel mio passato. Quindi è come se questo presente fosse, come dire, ricco di immagini curiose, particolari, che la memoria mi propone, o quantomeno che mi avvicinano alla realtà. Io per esempio avevo un'abitudine da ragazzo, perché un giorno un medico disse che sarei diventato cieco ad una certa età, allora ho preso questa abitudine che ti dico, l'abitudine di mandare a memoria tutto quello che vedevo, per cui adesso io sono venuto qui a Rissol e del Rissol ho mandato a memoria tutto l'ingresso, l'ingresso secondario, l'ingresso per la cucina. So dove arriverà, da dove arriverà la signora Margherita, so quando arriva Leo, quando arriva Raffaella, insomma, ecco, c'è una memoria viva. Però, ecco, l'arte di non vedere, mi ha insegnato Camilleri, con cui abbiamo convissuto un periodo questa mancanza di vista, mi ha insegnato che l'arte di non vedere è un'arte che esiste, però, dice, non devi mai perdere la memoria di quello che hai vissuto e la memoria dei colori, mi diceva. Per cui quando ci vedevamo e già la nostra vista si era allontanata, parlavamo come se vedessimo, come due vedenti. E questo mi ha fatto sempre una grande gioia, per me è stato un grande regalo. Sono davvero parole bellissime, quelle di Vincenzo Mollica, che ha anche detto, se non ricordo male, ogni artista che ho incontrato mi ha sempre regalato qualcosa per capire meglio la vita. E vogliamo fare qualche nome anche, tipo, non so, Fellini per esempio. Guarda, Fellini è stata una persona fondamentale nella mia vita, perché io, fin da quando ero ragazzo, mi innamorai di un suo film, che era La Strada, che è uscito esattamente quando io nascevo, lui faceva La Strada, usciva con La Strada. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Giulietta Masina, di vivere con lui tante storie, abbiamo fatto insieme, ho lavorato con lui per due fumetti che Federico Fellini ha fatto con Milo Manara, un disegnatore straordinario qui di Verona. Insomma, ho vissuto veramente tanti, tanti momenti con lui e devo dire che lui mi ha insegnato alcune cose bellissime. Il pensiero più profondo che mi ha regalato è che è la curiosità che lo fa svegliare la mattina. Dice, la curiosità riguarda non perdere mai il gusto della curiosità, perché solo la curiosità ti fa svegliare la mattina. E se tu ti svegli curioso, la vita avrà sempre un senso, che non è una cosa sbagliata, è una cosa giusta. Poi ho vissuto con lui, l'anno prossimo saranno i 30 anni dalla sua morte, ma soprattutto saranno i 30 anni dall'Oscar alla carriera, che ho vissuto e raccontato a Los Angeles. Quando partimmo con Federico, c'era Giulietta, Masina, che momenti emozionanti. Pensa che c'è stato un momento in cui i grandi artisti del cinema di Los Angeles, a Hollywood, fecero trovare in un grande salone immenso un trono dove misero Fellini. Seduto e lì a uno, da Spielberg a Scorsese, insomma tutti i grandi del cinema, passavano gli attori, passavano a salutarlo, a fare come se fosse un santo, un papa, come del resto è stato, insomma, ecco, voglio dire, sono stati momenti veramente straordinari e bellissimi.
e in quell'Oscar, pensa, c'era Sofia Loren e Marcello Mastroianni, che hanno consegnato loro l'Oscar alla carriera a Federico, ed è stato un momento veramente bello. Pensa che quando venne per fare le interviste dietro il grande tendone degli Oscar delle televisioni, no? A un certo punto arrivò Sofia Loren con l'Oscar in mano, Fellini sotto braccio, mi vede da lontano, mi fa Fellini: Vincenzo, ma dov'è Marcello? Io ho detto: guarda, Marcello è qui dietro che sta fumando, sempre fumando, chiama Marcello. E allora l'ho chiamato, come ho detto: Marcello, vieni che sono arrivati. Allora Marcello appena si avvicina dice: venite qua. Allora guarda Sofia Loren, guarda la scollatura di Sofia Loren e dice: Federico, mai visto che, guardate che bella balconata fiorita. Quindi ha chiamato Marcello quasi come Anita Ekberg nella Dolce Vita. Guardate che bella balconata fiorita. E Sofia sorrideva contenta, felice e festosa, devo dire, veramente un bellissimo momento. La curiosità, ha detto, senza quella non sarebbe nemmeno diventato un giornalista. Ma non sarei manco diventato un cronista, capito, senza la curiosità, senza quella voglia di cercare storie da vivere, da capire e da raccontare, possibilmente restituendo non la setticità della notizia di sé per sé, ma l'emozione che quella notizia porta con te. Quindi questo è stato quello che ho fatto e che continuo a fare sul mio Instagram, oppure quando mi chiamano ancora per raccontare qualcosa in televisione. Lo faccio più raramente perché la mia salute mi permette di farlo di meno, ma comunque, come ho accettato questa mattina di farlo per voi di Teleclusone, ogni tanto accetto, dico di sì. Qui era per familiarità, perché Teleclusone significa Valseriana, per cui non posso dire di no, assolutamente. Però la bellezza di, diciamo, di raccontare, di trovare nuove storie, di sapere ascoltare le storie, è una delle cose più belle che ti possono capitare. Poi Fellini diceva un'altra cosa molto bella, un'altra frase mi ha insegnato: nulla si sa, tutto si immagina. Che è una frase che, quando, diciamo, tocchi il vertice della cecità, come l'ho toccato io, immaginare, capisci quanto è importante. E quanto è importante sia immaginare accanto all'apprendere, al sapere, al conoscere. Quindi, voglio dire, e poi mai disinnamorarsi dell'avventura umana, perché l'avventura umana è uno dei regali più belli che ci siano stati fatti dal Padre Eterno. E quindi questa avventura umana bisogna viverla dal primo istante che veniamo al mondo fino all'ultimo che respiriamo, perché va vista e va vissuta con pienezza, con festa. Anche nei momenti difficili, dolorosi, ci vuole sempre un sentimento di speranza vivo, forte. Noi viviamo un momento difficile questo, ma una speranza che ci tenga in vita ce l'abbiamo sempre, e dobbiamo averla sempre, perché è necessaria. La speranza è un valore necessario. Senta, ma dal cinema a Vincenzo Mollica, che è come un'enciclopedia della musica, da Vasco Rossi a De Gregori, da Orietta Verti a Raffaella Carrà, che è scomparsa solo un anno fa, per non arrivare magari a Fiorello, che ha conosciuto molto bene, insomma, che cosa ha dentro ancora di tutti questi personaggi? Vasco Rossi, considero Vasco Rossi uno dei più grandi artisti che la musica italiana, la canzone d'autore italiana abbia mai avuto, insieme a Fabrizio De André, a Francesco Guccini, a Francesco De Gregori, Franco Battiato, possiamo continuare un elenco, Pino Daniele, insomma, lungo. Sono artisti che mi hanno regalato tantissimo, mi hanno fatto capire che esiste una canzone, come diceva Paolo Pasolini, che si può cantare in forma di poesia, si possono scrivere delle canzoni in forma di poesia, o poesia in forma di canzone, che il confine è labile. E mi hanno insegnato Raffaella Carrà, per dire che era stata una cantante, secondo me, bravissima, è stata non solo una donna di spettacolo straordinaria, ma aveva un'umanità intensa. Poi tutti i poeti, gli artisti, quelli veri, sono quelli che ti sanno regalare delle emozioni in maniera unica, cose incancellabili. Quando ho sentito per la prima volta la Donna Cannone, perché fui di Francesco De Gregori, che per me è una delle canzoni più belle che ho sentito nella mia vita. Ecco, la Donna Cannone, e quando poi Francesco mi chiese di farne un video, ecco, io lì ho la possibilità di unire insieme Chaplin e Chagall, due artisti che amavo molto, un pittore e un cineasta fantastici, e nella Donna Cannone li misi insieme. Oppure quando ho sentito per la prima volta Benigni che cantava Via con me di Paolo Conte. Paolo Conte è un altro artista che amo immensamente, come Roberto Benigni.
Ecco, sono tutte emozioni che non posso cancellare. Oppure quando ho fatto la prima intervista a Celentano, uno dei miei miti di quando ero ragazzo, che è ancora adesso un mito permanente per me, è un mito in servizio permanente ispettivo, che mi piace molto. Quando canta Celentano ci si ferma e si ascolta, insomma. Ecco. Mina è un'altra grande, straordinaria artista che io amo infinitamente. Insomma, ho avuto la fortuna di incontrare veramente tanti, tanti artisti che ho amato, che amo, artisti con cui che mi hanno regalato anche la loro amicizia, che è una cosa che non accade sempre, raramente. Per cui qualche volta mi hanno chiesto di scrivere un libro di memorie, no? E io ho detto che non lo scriverò mai, perché potrei dargli solo il titolo iniziale, che è prima che mi dimentichi di tutto. Poi ci sarebbero solo delle pagine bianche, perché sono quando un artista diventi amico, nasce anche un sentimento di riservatezza, qualcosa di particolarmente riservato che la vita ti porta a custodire per te. E poi raccontare invece le cose artistiche belle che hai vissuto, tante, 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 a voglia. Pensa solo ai 3 Oscar di Benigni, cos'è stato quel giorno, quella notte a Los Angeles. Fu una cosa straordinaria. Quando arrivò c'erano 2000 giornalisti in un grande padiglione, mi vide Roberto da lontano. Ah, Vincenzone, abbiamo vinto! E si sono girati 2000 giorni che era sto Vincenzone. Era molto divertente. Ma è capitato magari una volta che con un artista non è riuscito a trovare quella sintonia che in effetti ci ha raccontato, da cui ognuno tiene ancora dentro di sé momenti speciali? Quando non si trova durante un'intervista non si trova una sintonia, le interviste finiscono presto, perché non hanno senso di continuare. E a me è capitato diverse volte di finire in fretta, di fare 2 domande a cui rispondevano sempre con lo stesso linguaggio, con lo stesso tono falso, con la stessa finta ironia. Allora dico, ma meglio che la smettiamo qui. Poche sentite parole e si va avanti. Devo dire che uno che non mi ha mai smesso di sorprendermi festosamente è Fiorello. Devo dire Fiorello che mi ha regalato la cosa più, tra le cose più divertenti che mi sono capitate nel mio mondo, nel mio modo, nei miei 40 anni di lavoro. Cioè, sono entrato in Rai come un essere umano, sono uscito come un pupazzo, inventato da Rosario, che mi chiamava la mattina verso le 6:30, alle 7, mi diceva, oggi mi faceva fare la parte di un rapper, e io dovevo doppiare me stesso con quello che mi diceva Fiorello di dire. Quindi, mi è partita la sparparaggia di questi rapper. Io ancora non ho capito che vuol dire, però lo dicevo con una convinzione tale, e dovevo usare tutti questi toni da rapper, molto divertente. Rosario Fiorello è veramente un genio assoluto proprio di questo tempo. Mi auguro che torni presto in televisione. Senti, un calciatore si contano le partite, i gol, lei tanti festival di Sanremo, tante interviste, cioè, ma più che i numeri naturalmente, che sarebbero infiniti, ci sono questi momenti speciali che ha dentro, che ha detto non li scriverò in un libro, però è come un film dentro di sé questo. Questo sì, non è un film, è proprio, sai, la vita vissuta, non si presenta mai come un film, si presenta come qualcosa che arricchisce la tua memoria di verità, e quella è la cosa più importante. Quando un ricordo è circondato di verità, si nutre di verità e di emozione, ecco, quel ricordo ha un valore enorme, perché è un valore sentimentale. Quindi per me, insomma, sono tante le cose. Sai, i servizi ne ho fatti tanti. Ho cominciato, il primo anno erano 70 servizi, il secondo anno 150, dal terzo anno in poi 250-300 all'anno, tra TG1, TV7, Mostra del Cinema di Venezia, Festival di Cannes, Campiello, insomma potrei continuare a lungo, 1° maggio, taratata. Però ecco, c'è sempre stata la voglia di lavorare con passione. Perché poi Do Re Mi Fa Gulp. Chuck Gulp, certo, che è una rubrica che ha vissuto 25 anni tutte le settimane senza fermarsi manco d'estate. Perché poi la passione è questo, proprio il lavoro, sai, questo lavoro secondo me è fatto di passione, curiosità e grande forza, grande lavoro, grande, il senso della fatica non bisogna perderlo mai di vista, perché poi è il senso della fatica che ti dà il coraggio di andare avanti
e di incontrare delle persone come ho incontrato voi stamattina, delle persone piacevoli, che ti danno un senso alla giornata che stai vivendo e a quello che stai combinando. Siamo quasi alla conclusione, intanto ci ha regalato davvero emozioni belle e forti Vincenzo Mollica. Bergamo sta vivendo ancora, per fortuna anche in maniera un pochino più leggera, questa battaglia contro la pandemia. Ci vuole raccontare la sua battaglia invece contro il Parkinson, con le sue battaglie speciali? Guarda, il fatto di non vedere il Parkinson, queste cose sono come dei compagni di viaggio, no? Il diabete, sono compagni di viaggio, insomma, con cui devi andarci d'accordo. Cerco di andarci d'accordo. Ecco, Sergio Leone li avrebbe chiamati il buono, il brutto e il cattivo. Non si sa qual è il buono però tra questi. Però io cerco di camminare con loro, di fare un pezzo di strada insieme e di vedere il bicchiere mezzo pieno quando posso, di portarmelo dietro. Poi sai, ho avuto la fortuna di sposare una donna che, a cui ho chiesto in prestito i suoi occhi. Grazie a Dio i suoi sono belli, più belli dei miei, per cui sono fortunato. Per cui quello che non vedo me lo riesce a far vedere lei, con i suoi racconti, le sue parole, con il suo amore, che è una cosa veramente per me speciale. Vincenzo Mollica, un'ultima cosa. La TV di oggi, dovesse lei ricominciare la sua carriera in questo momento, che cosa ha la TV di oggi che le può piacere o non piacere? Insomma, cosa è cambiata molto rispetto a quando lei ha iniziato? Beh, tutto è cambiato da quando ho iniziato io, ed è cambiato per tutti noi da quando abbiamo cominciato. La cosa che non deve cambiare mai per uno che fa la televisione è la sincerità, e non indossare i panni di un personaggio quando va in scena o quando va a raccontare qualcosa come giornalisticamente o come spettacolo o la cultura, eccetera. Essere sincero, che la televisione è straordinariamente, ha un potere particolare. Se tu fingi, si rivela dopo un po', rivela esattamente la tua finzione. E quando tu vedi che c'è una persona che finge, che fa finta di fare qualcos'altro, ecco, la bugia è la cosa che io non tollero in televisione. Non tollero quei programmi in cui il narcisismo si espande in maniera fastidiosa. Mi piacciono le persone che sanno raccontare, che sanno fare dello spettacolo, che sanno spiegare alla gente in maniera chiara quello che succede. Mi piacciono quelli che sanno regalare, insomma, qualcosa a chi li sta a guardare. E soprattutto mi piacciono, e questa è l'idea fondamentale che io ho sempre amato del servizio pubblico, che per me è una fede, il servizio pubblico della RAI per me è sempre stato una fede, mi piacciono quelli che raccontano e sanno rispettare i telespettatori, rispettare i telespettatori, l'intelligenza, i sentimenti, il pensiero dei telespettatori, è una cosa fondamentale. Quindi io ho sempre considerato il mio lavoro un servizio pubblico, e ho considerato il TG1 per questo, per me è sempre un sentimento vero, vissuto, in questa maniera, con questo modo di essere. Quindi la televisione oggi, mi piace tutto quello che è finto, non mi piace in televisione, tutto quello che è paradossale, tutto quello che è inutile, perché quando ti alzi dalla seggiola dopo aver visto la televisione e capisci che non hai visto niente, vuol dire che è quella che stanno facendo una televisione sbagliata. Quella curiosità e l'ironia anche sua. È fondamentale, curiosità e ironia sono fondamentali, sono delle armi di difesa, sai? Sono quelle che ti proteggono, l'ironia e la curiosità. Per questo vi auguro tante cose belle a Teleclusone. E da tanti anni in cui sono un veterano di Teleclusone, quindi vi auguro un buon lavoro, fate un bellissimo lavoro e un bellissimo lavoro di servizio pubblico per la vostra zona, per il vostro, il racconto che fate. Io guardando Teleclusone imparo tante cose, e questo è un buon segno, il migliore segno che si può avere, e per questo dico grazie a voi e al buon lavoro che fa. Noi diciamo grazie ancora a Vincenzo Mollica per la sua continuazione qui, permanenza Castione Bratto d'Orga, che lo accolgono sempre con grande amore, si può dire proprio. Grazie a voi. C'è un Ferrari che non si ferma mai qui ad Orga, si chiama Leo, con il tuo sei sempre in movimento, insomma, sempre... cerchiamo di darci da fare, inventiamo qualcosa, cerchiamo di andare avanti e
essere innovativi, investire, secondo me l'investimento è una cosa importante, sia a livello nel personale, anche nella materia prima, nella struttura e in tutto. Per forza, per andare avanti non bisogna mai mollare. Con Vincenzo Mollica ci ha raccontato che aveva festeggiato pochi anni fa i 40 anni di matrimonio. Per voi siete ancora un po' più in là dei 40 qui a Risol. Quanti personaggi avete incontrato? Quanta gente? I personaggi ne sono passati, anche perché questo locale qua è un locale storico, diciamo, avrà circa un secolo. Si chiama Risol perché il mio bisnonno, cioè quello che è il creatore di questa struttura, era Risol, era Ricciolo, allora in Bergamasco lo chiamavano Risol, capito? Prima era anche una locanda, c'erano delle stanze, poi sono state eliminate e adesso noi abbiamo fatto un'altra struttura con delle camere più vicino alla nostra trattoria, che l'abbiamo chiamato il rifugio del Risol. Dopo di lui è subentrato mio nonno, però mio nonno faceva il macellaio, è stato gestito un po' da estranei, poi l'ha gestito un po' mia zia e diciamo che da circa 50 anni è gestito la mia famiglia, cioè da mia mamma, che è ancora presentissima, e da mio padre, anche se mio padre dava dei supporti, ma non era il suo lavoro, perché faceva il commerciante di bestiame. Infatti la signora Margherita è un po' il motore qua del riso. Lei è quella che ha sempre trainato tutto, infatti ha trainato anche me e mia sorella. Senza mai un pit stop, tanto per restare in tema di Ferrari. Questa donna qua ha lavorato tutta la vita, tutti i giorni della sua vita. Adesso si è fermata un po' perché d'altronde 82 anni e qualche limite ce l'ha, però non vuol mollare. Lei non vuol mollare assolutamente, la mattina scende, mi scopa, mi fa le cose, dico stai calma, riposa, non c'è niente da fare. C'è un piatto particolare che avete per i vostri clienti, non solo milanesi, valligiani, tanta gente che arriva qua anche magari per lavoro naturalmente. Guarda, piatti in particolare non è che ce ne sono, anche perché il menù è stato evoluto, è stato cambiato così. Da qualche anno stiamo cucinando anche tanto pesce, soprattutto per quelli della zona. E poi abbiamo una cucina tipica bergamasca dove vengono alternati un po' i piatti, cioè passiamo dal capretto abbrasato al coniglio, ultimamente abbiamo inserito un rognone fatto in modo un po' particolare, però cerchiamo di offrire una gamma un po' più ampia. E con la cucina bergamasca non si sbaglia mai, visto che siamo in piena bergamasca qua. Sì, sì, indubbiamente, cioè il milanese, il turista cerca la polenta, cerca i ravioli alla bergamasca, adesso abbiamo inserito dei ravioli al cinghiale un po' particolari, però sempre abbastanza rustici, diciamo. Grazie Leo Ferrari, Risol d'Orga. Grazie mille, grazie, arrivederci.